Buongiorno a tutti, sono il dottor Chiavarini dell'Enea. La sigla che vede sotto sarebbe della mia unità tecnica, UTPRA, di cui non vi faccio la. Non vi spiego cosa significhi, anche perché probabilmente da domani cambierà, perché siamo sotto ennesima ristrutturazione, quindi diciamo che siamo costantemente in evoluzione. Non sappiamo se positiva o negativa, ma insomma, visto com'è in Italia, purtroppo l'ottimismo è difficile da sostenere. Quello di cui voglio parlarvi oggi, molto rapidamente, visto il ritardo con cui stiamo viaggiando, si ricollega molto bene con quanto ha fatto il professor Gargini, in quanto volevo, diciamo, sostenere l'utilità di sistemi di campionamento alternativi rispetto a quelli tradizionali e contemplati dalle normative, diciamo, perché spesso e volentieri, specialmente per chi come i lavoratori delle ARPA e delle agenzie ambientali nazionali, si lavora sempre con l'obiettivo strettissimo dell'aderenza alla norma, proprio perché altrimenti si rischia di lavorare in maniera che viene quasi considerata inutile, perché poi questi numeri non vengono accettati, vengono sempre discussi, quindi si cerca di stare strettamente entro la norma. Questo però cosa comporta? Comporta il fatto di stare un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le evoluzioni anche tecniche e tecnologiche nei vari campi, e soprattutto si perde l'occasione di approfondire le conoscenze e le skills, diciamo, degli operatori. Parlando appunto di caratterizzazione di acquiferi, tutto il lavoro, per esempio, che ha realizzato il professore, suppongo sia stato fatto con tecniche di campionamento tradizionali, oppure sono stati utilizzati anche campionatori passivi? Basso flusso. Basso flusso, che è poi la tecnologia e la tecnica, diciamo, classica ormai e mandatoria. Chi ci lavora sa quanto è complicato fare un campionamento fatto bene di volatili con questa tecnica. Ci vuole un'operatività molto spinta, ci vuole una serie di accortezze molto stringenti e soprattutto ci vogliono mezzi e uomini. Un'alternativa a questo approccio può essere data dall'utilizzo di campionatori passivi. Questo perché? Perché un campionatore passivo, per definizione, è indipendente da soggetti di energia, quindi diciamo che è molto comodo da utilizzare in ambienti ostili o comunque lontani da soggetti di energia accessibili. Fornisce quello che è poi il parametro principale, cioè un dato tendenzialmente integrato nel tempo, mentre un campionamento basso flusso, per quanto sia basso flusso, è comunque un campionamento puntuale. I bassi limiti, come ho scritto qua, bassi limiti di concentrazione apprezzabili, spesso e volentieri non sono un grosso problema per il campo degli acquiferi, perché normalmente si lavora su situazioni di contaminazione evidente. Quindi diciamo i livelli con le tecniche analitiche attuali sono apprezzabili con discreta facilità. I bassi limiti di concentrazione apprezzabili sono un grosso vantaggio con i campionatori passivi in ambito ambientale generale, per esempio un ambito marino, fiumi, laghi, dove la Waterfront Directory stabilisce dei valori di riferimento di qualità per alcuni contaminanti che sono estremamente bassi, sono praticamente al di fuori delle tecniche, dei limiti di rilevabilità delle tecniche più comunemente utilizzate. Quindi diciamo in quel caso il campionamento passivo può, dato il lungo periodo di deployment utilizzabile, può arrivare a permettere la determinazione di livelli ambientali estremamente bassi.
con tutti i problemi di contorno e ovviamente di significatività di questo dato. Tendenzialmente un campionatore passivo ha una discreta semplicità operativa, proprio perché non è abbiamo a che fare con Pompeo, con sistemi di flusso e compagnia cantante. Il mio costo globale ho messo un punto interrogativo perché diciamo che questo dipende molto dalla situazione e dal contesto, perché se è vero che posso fare meno campionamenti perché ho un dato integrato nel tempo, è pur vero che a volte devo utilizzare tecniche analitiche un pochino più complesse, perché se io per esempio utilizzo un campionatore con un assorbente, poi dovrò desorbire il mio analita, dovrò riconcentrarlo, comunque una procedura analitica tendenzialmente più complessa. Quindi diciamo il bilancio tra costi e benefici non è detto che sia poi così a favore del campionatore passivo. Gli svantaggi del campionamento con campionatori passivi è che spesso e volentieri i parametri che influenzano il risultato sono di difficile controllo, perché la temperatura, pressione, salinità, pH, dipendentemente ovviamente dal tipo di analita e dal tipo di campionatore che sto utilizzando. Il dato quantitativo non sempre è possibile in termini ovviamente assoluti, nel senso che non è un'analisi fatta con un metodo normato, con controlli di qualità comparabili. Quindi diciamo che più che un dato strettamente quantitativo, i dati dei campionatori passivi, soprattutto sulle acque, attualmente sono dati da considerare indicativi, quindi buoni per indicare un trend, per esempio, un andamento, o per verificare una distribuzione. La scelta dei campionatori non è detto che sia così semplice e banale, ma dipende moltissimo dalla struttura del comparto ambientale che sto caratterizzando. Però il vantaggio qual è? Se qui consideriamo un semplice pozzo di esplorativo, il mio campionamento attivo mi dà uno snapshot della situazione, e per avere una valutazione anche dei flussi di materia devo associarsi a altre misure dei flussi idraulici, quindi con associati costi e complicazioni strumentali. Un campionamento passivo mi dà sempre un valore soltanto, però è integrato nel tempo, quindi mi dà una maggiore rappresentatività di quel dato, perché mi copre un intervallo temporale che corrisponde anche a un intervallo spaziale, se io ho una caratterizzazione dell'acquifero, per esempio, in termini di flussi idraulici e di permeabilità, eccetera, eccetera. Lo sviluppo dei campionatori passivi nasce negli anni 70, fondamentalmente, per l'ambito degli aeriformi. Penso lo sappiate tutti, insomma, non credo di dovermi dilungare su questo. Campo in cui l'applicazione è molto più avanzata e molto più semplice in un certo senso, perché alcune complicazioni chimico-fisiche sono molto più controllabili. A partire dagli anni 80-90 più che altro, si è sviluppato molto invece il campionamento passivo anche sulla matrice acqua. Diciamo che poi i chimici analitici, una volta individuato un filone che può portare una discreta sorgente di pubblicazioni, di fondi, eccetera, ci si lanciano molto rapidamente. Questo ha portato a una proliferazione esponenziale di tipologie. Questo è un elenco, ma molto piccolo. Cioè, no? Se nelle pubblicazioni, no, non pretendo che lo leggiate, ovviamente. Una proliferazione di tipologie di campionatori passivi per le acque estremamente vasta. Credo che ormai si contino centinaia di varianti di tutti i tipi.
quali questi siano poi effettivamente applicabili in campo è ancora oggetto di ricerca. Diciamo che alcune tipologie sono ben stabilizzate, che sono quelle, diciamo, che descriverò rapidamente in seguito. Allora, questa ovviamente è la classica curva tempo-concentrazione tra due fasi fondamentalmente. E una è la fase del campionatore e l'altra è quella del mezzo. E l'evoluzione temporale ovviamente conosce una fase cinetica che all'inizio è strettamente lineare. Diciamo che quindi i due tipi di campionamento passivo fondamentalmente da considerare sono quelli che lavorano in regime cinetico e quelli che lavorano all'equilibrio. Sono due tipologie diverse che hanno dei campi di applicazione anche diversi. Qui abbiamo un'illustrazione molto semplice, vado veloce perché ovviamente la parte teorica ha una trattazione abbastanza semplice fondamentalmente, però non è questa la sede, diciamo, per discuterne. Fondamentalmente per l'acqua abbiamo i tipi di campionatori, possiamo considerarli in questa stregua. Una fase ricevente separata dal mezzo che viene campionato, cioè l'acqua, da una membrana semipermeabile o anche diffusiva, dipende dall'applicazione, una potenziale fase di biofilm sulla superficie della membrana. Questo perché? Perché soprattutto in caso di deployment in mare o fiumi, la componente biologica che si sviluppa sulle superfici è molto elevata in poco tempo. Questo è fondamentalmente un'altra fase che si aggiunge a quella della membrana diffusiva di partenza. Quindi nei nostri calcoli cinetici possiamo anche considerarla. Diciamo che per l'applicazione più semplice si spera di poterla trascurare, proprio perché altrimenti induciamo una complicazione notevolissima. Fortunatamente per le acque sotterranee, a meno che non ci troviamo in situazioni particolarmente disgraziate, questa componente è fondamentalmente trascurabile, proprio perché insomma, ci troviamo in ambienti non estremamente favorevoli allo sviluppo di organismi in grado di aderire alle superfici, se non in minima parte. Questa è una rappresentazione pittorica stessi principi. Il problema fondamentale con i campionatori passivi è il problema della calibrazione. Diciamo che per le varie tipologie di campionatori c'è un'estesissima letteratura di esperimenti in laboratorio per la valutazione delle velocità di uptake di vari contaminanti nelle varie tipologie di campionatori. Andiamo veloci su queste cose. Diciamo le modalità sperimentali sono quelle dell'esposizione statica, quindi la concentrazione in batch di un certo contaminante, e si va a studiare l'uptake o la depletion di questo contaminante nei vari comparti. Da qui si risale con conti ovviamente cinetici alla costante di campionamento. Oppure il batch viene rinnovato con tempi oppure l'esposizione in flusso, che è la più complicata ma la più aderente a quella che è poi la caratteristica naturale, cioè cerchiamo di mantenere il campionatore esposto a una concentrazione costante del contaminante. L'altro modo di ottenere dei dati possibili quantitativi è quello con la calibrazione in situ, cioè nel campionatore, con l'uso di cosiddetti PRC. In questo campo abbondano le sigle, sono una cosa terrificante. Ogni cosa, anche se la più banale, viene siglata con un modo nuovo. In questo caso PRC, Performance Reference Compounds, che altro non sono che dei composti surrogati, insomma i famosi che in cromatografia conosciamo tutti molto bene, insomma. Qua ne abbiamo alcuni esempi.
cosa fa? Questo polso surrogato viene spiccato nella fase ricevente del campionatore passivo e ci dovrebbe dare la possibilità di calcolare l'effettivo volume di acqua campionato dopo un certo tempo di esposizione. Ovviamente ogni performance reference compound vale per i suoi simili. Più simili sono e più meglio funzionano, come si sa anche in cromatografia. Questo però ovviamente questa applicazione è piuttosto limitata e abbastanza complessa. 5 minuti. È stato detto allora, di essere severo. Quindi... Però sono io. No. Vabbè, andiamo veloci. Questi sono per illustrare alcune tipologie di questi campionatori, quelli commercialmente disponibili. Diciamo che la gran parte di questi sistemi sono facilmente riproducibili in casa. Diciamo che in questo campo il fai da te è molto, molto diffuso e anche piuttosto efficace, diciamo. Il semipermeable membrane device è esattamente la esplicitazione fisica di quella modalità di campionamento che abbiamo visto prima, cioè una membrana semipermeabile e una fase ricevente. In questo caso la più diffusa è trioleina, questa è una bustina fondamentalmente, un nastro di polietilene a bassa densità con all'interno una fase di trioleina, che è la fase apolare che cattura i contaminanti presenti nell'acqua. Ovviamente questo tipo di sistema è efficace per composti apolari con log KV maggiori di 3, 4. Il vantaggio di questo sistema è che è estendibile a superfici molto, molto elevate. In questo caso questo è circa un metro per qualche centimetro, diciamo questo classico sistema ha circa 400 centimetri quadrati di superficie di esposizione, che per composti tipo un IPA, un PCB, corrisponde a svariati litri al giorno di campionamento equivalente in condizioni standard. Quindi diciamo questi campionatori vanno bene ovviamente non per acquifere, perché lo vedo difficile piazzare un oggetto che ha circa una ventina di centimetri di diametro in una pozzo spia, però si possono fare in scala, cioè si possono adattare facilmente in dimensioni a piacere. Questi sono utilizzati moltissimo in ambiente marino, come abbiamo fatto noi in diverse esperienze, e pur con tutte le difficoltà poi di tirar fuori un numero quantitativo decente, abbiamo ottenuto dei discreti risultati per esempio per gli organostatici in ambiente marino, arrivando a quantificare livelli che sono vicini a quelli riportati dalla Water Friend Directory, che è di 0,2 nanogrammi per litro. Quindi siamo su livelli estremamente bassi, difficilmente affrontabili con le tecniche standard di laboratorio. Quello che abbiamo visto prima è perfetto per i composti apolari, i cosiddetti POCIS, Polar Organic Chemical Integrated Sample, sono invece dedicati ai composti polari. In questo caso diciamo che la struttura è molto semplice, abbiamo una membrana di solito polietilene del solfone, all'interno quelli che sono dei dischi di resine varie, quindi le cui caratteristiche determinano poi la tipologia di composti che vengono trattenuti. Il problema con queste resine, con questi campionatori, è che hanno una grossa dipendenza dalle condizioni di turbolenza dell'acqua e una velocità di campionamento molto varia a seconda dei composti. Questo è dovuto alla tipologia di membrane all'interfaccia, che quindi determina velocità molto diverse tra un composto e l'altro. Quindi diciamo che l'applicabilità generale come screening è ottima, anche per questioni per studi di indagini di epidemiologia, di tossicità equivalenti, eccetera. Ma
per gli studi quantitativi sono di difficile applicazione, cioè sono, i lavori sono tanti, ma i numeri onestamente sono abbastanza complessi. Questa è una variante, Chem Catcher, perché è registrato, ma il concetto è lo stesso. Esiste questo campionatore in commercio con una varietà molto ampia di fasi e membrane di diffusione diverse. L'accoppiamento membrane di fusione e fase assorbente determina la selettività e l'applicabilità. A me piace, ma devo sollecitarti ad arrivare okay. Alle vado veloce. Sono anch'io andato lungo, però abbiamo sì. Tutti il peccato originale perché siamo partiti in ritardo, quindi a un certo punto qualcuno deve scontare questo peccato. Va bene, ascolto io. Per l'applicazione nel monitoraggio degli acquiferi, in realtà, per la mia personale opinione, i campionatori passivi migliori sono quelli a diffusione pura. Quindi fondamentalmente una membrana semipermeabile e all'interno la stessa fase che io vado ad esplorare, cioè acqua. Questo perché? Ovviamente la mia fase all'interno della membrana non concentra nulla, perché con tempi che variano a seconda della membrana che ho e della geometria che ho dei tempi di equilibrazione diversi. Però ho un campione indisturbato, nel senso che non devo fare operazioni di spurgo sul pozzo, non devo fare accortezze particolari per campionare colore vinile o altri volatili gassosi. E il mio campione è prelevato tal quale e poi utilizzo delle tecniche analitiche in laboratorio le più sofisticate possibili. E in questo caso, soprattutto le membrane della dialisi sono ottime perché non soltanto composti organici, ma anche sali, metalli, composti organici polari, eccetera, vengono campionati nella stessa maniera. Quindi ho la possibilità di fare un campionamento senza disturbare quella che è la struttura dell'acquifero in cui si posiziona il mio campionatore. Questo per l'analisi multilivello è fondamentale, perché posso fare un trenino di questi campionatori, posizionarli alla profondità che mi è più necessaria e poi posso procedere all'analisi in maniera molto estesa, perché questo campionamento mi permette, è come dire, invece di campionare l'integrale, diciamo con le fialette a chiusura automatica, che anche questa è un'alternativa, però metto un sistema che mi integra comunque su un certo intervallo di tempo. Quindi se ho dei transienti o dei flussi non costanti all'interno del mio pozzo, posso meglio qualificarli con questo tipo di campionatore piuttosto che col campionamento istantaneo. Questo è un altro tipo di campionatore molto usato in America, vabbè, ma soprassediamo, diciamo, il concetto è sempre lo stesso. È un'alternativa e come scegliere dipende molto dallo scopo e da quelle che è le esigenze di qualità dello studio. Qui ci sono una serie di pro e contro per scegliere una cosa oppure l'altra. Però se vogliamo lo possiamo approfondire dopo, visto che è tardi, e grazie. Siamo tutti stanchi.